una croce che tutti noi italiani abbiamo come popolo. Una croce che sussiste dall'8 settembre 1943, il giorno veramente infausto dell'armistizio. Questa croce si chiama Assenza di Orgoglio Nazionale. E se è vero che da quel giorno in poi in parte l'abbiamo recuperato, beh, ancora diciamo, è molta più la strada che dobbiamo fare per un pieno recupero che non quella che abbiamo fatto. Perché è successo questo? È successo questo perché non riusciamo a fare la pace come popolo di fronte alla storia per l'esperienza fascista. I popoli che persero la guerra sostanzialmente, volendo approssimare, sono tre: noi, i tedeschi e il Giappone, però soltanto noi abbiamo fatto uno sforzo collettivo, soprattutto la generazione dei miei genitori, ma anche poi arriverebbero un po' delle successive, uno sforzo per convincerci che la guerra non era stata persa, ma era stata vinta, in quanto ci vergognavamo di aver contribuito a provocarla. Da lì, fra l'altro, sono discese tante questioni che ancora oggi impediscono una vera autorevolezza internazionale del nostro paese, cosa che per esempio non è successa al Giappone e alla Germania, che invece hanno fatto la loro strada nella reputazione internazionale nel secondo dopoguerra e anche oltre. Questo fatto di non aver fatto la pace con l'esperienza fascista dipende essenzialmente da una cosa: non aver avuto la possibilità, non aver avuto il coraggio di guardarla bene in faccia, essersi lasciati spaventare dal modo in cui venne su, dalla trama che seguì, da come andarono le cose e dalla sua catastrofica fine, preferendo accantonare tutto come uno sbaglio, un'allucinazione, un errore, qualcosa che è successo perché ci siamo addormentati tutti, ma voi capite che non è il corretto modo di guardarla. È vero, l'Italia negli anni a cavallo della fin de siècle, fra il XIX e il XX secolo, era la più grande democrazia liberale al mondo. Una monarchia liberale, ma col pensiero di Giovanni Giolitti, era veramente un colosso. Basti pensare che era l'unico paese in tutta l'Europa civilizzata, cioè l'Europa, il continente civile che conosciamo, in cui l'omosessualità non era reato. Pensate che cosa, eh? Questo vuol dire che eravamo avanti milioni di anni luce. Come sia stato possibile che un paese così, quasi di punto in bianco, nel volgere di una manciata di sanestro, dopo la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, sia diventato la sede di una dittatura fortemente illiberale, fortemente accentrata? Come sia stato possibile che un re come Vittorio Emanuele III, che si era contraddistinto per star dietro a Giolitti, a un certo punto si sia messo a star dietro tacitamente, passivamente, a un dittatore? Soprattutto, come sia stato possibile che gli italiani, popolo insomma che non è certo il peggiore del mondo dal punto di vista del comportamento, abbiano sostenuto, applaudito o abbiano anche solo tacitamente appoggiato le squadracce fasciste che dal 19 in poi cominciavano a picchiare, a pestare la gente? Come sia stato possibile che il regime sia andato avanti per 20 anni sulla scorta di delazioni, tali per cui dei vicini di casa si spiavano a vicenda, contribuivano a mandare al confino, se non addirittura peggio, chi gli stava di fronte? Come è stato possibile? Noi abbiamo avuto un grande storico del fascismo, De Felice, che ci ha raccontato tutto, con un limite, che era un intellettuale. Quindi lo ha fatto dal punto di vista storiografico. E è venuta fuori un'opera che alcuni reputano difficilmente leggibile, o comunque che non attrae le masse. Io ho la netta sensazione che questa lacuna, la
della nostra pubblicistica sia in corso di completamento, venga presto colmata. A colmarla è Antonio Scurati, che nel 2019 vinse il premio Strega con M, il figlio del secolo, un romanzo molto coraggioso che per la prima volta sotto la forma del romanzo, cioè con una carica vitale nella scrittura che ti fa entrare nella testa dei vari personaggi, racconta l'ascesa al potere di Mussolini dal 19 fino all'instaurazione della dittatura, cioè al 1925. E poi è pubblicato il sequel, M, l'uomo della provvidenza, che arriva fino al 1932. Per quest'anno, credo, spero, che verso la fine di ottobre esca il terzo libro di quello che doveva essere una trilogia, poi probabilmente diventerà tetralogia. Ma è una cosa importante, sapete, perché a leggerla si capisce tutto. È un romanzo documentale, quindi non è inventato di sana pianta, ma offre la possibilità di capire le cose guardandole con gli occhi delle persone di allora, e più dei protagonisti di allora. Ed è il grande sforzo che dovremmo fare tutti per capire il passato. Ci dimentichiamo che quello che conta nel passato è l'ermeneutica, cioè saperlo guardare con gli occhi del passato. Diceva Montanelli che guardare il passato con gli occhi del presente è il modo migliore per non capire un tubo, e aveva pienamente ragione. Io mi permetto sinceramente di consigliare la bilogia per ora, M figlio del secolo, M l'uomo della provvidenza, e si capiranno tante cose di quel periodo, riuscendo magari anche a farci la pace, perché il problema è capire che c'è stata quella fase storica, abbiamo commesso degli sbagli, degli errori come popolo, e insomma 70-80 anni di pace dovrebbero averci dimostrato che siamo stati capaci anche di belle cose, no? Ne cito una, il boom economico. Non è un grande popolo quello che fa una cosa del genere. Per cui una lettura altamente raccomandata. Ciao!